In Italia si ammala di cancro, ogni giorno si ammalano 1000 persone, sono 1000 diagnosi. L'epidemiologia è una scienza inconfutabile e quindi se io oggi non faccio 1000 diagnosi, ne farò 2000 domani o ne farò 3000 dopodomani. Un ritardo diagnostico di una settimana, di 15 giorni, di un mese, non influisce sulle scelte terapeutiche e sulle possibilità di cura o guarigione. 6 mesi di ritardo sono un dramma. Il tema è scottante, non si può ignorare. Si tratta delle conseguenze in oncologia del lockdown vissuto questa primavera, che ha provocato periodi di stop alla diagnosi precoce e agli screening, di fatto fondamento della cura e della guaribilità dei tumori. In primavera sono stati attivati degli ospedali dedicati esclusivamente alla chirurgia oncologica. Noi abbiamo cercato di fare il più possibile per questi malati. Il pronto soccorso è sempre stato aperto anche per i pazienti non Covid e noi nel periodo del lockdown abbiamo ricoverato molte persone che sono arrivate con un sospetto cancro, con una diagnosi di cancro fatta in pronto soccorso e hanno poi proseguito il loro iter all'interno dell'ospedale. I pazienti dell'oncologia di Sondrio durante il lockdown non hanno mai interrotto le cure che stavano seguendo. Addirittura un malato oncologico con Covid è stato operato con successo all'ospedale di Sondrio. I miei colleghi ed io abbiamo dato una risposta a queste persone senza nessuno stop. Hanno continuato e abbiamo continuato e stiamo continuando a curare i pazienti. In questo mese raggiungiamo lo stesso livello di prestazioni che avevamo nello stesso mese l'anno scorso. Situazione un po' differente invece per chi ha avuto un tumore e ora deve effettuare visite ed esami di controllo. I controlli periodici sono controlli che vengono in genere fatti a seconda della malattia ogni 4-6 mesi. Non è tassativo che 4 mesi corrispondano a 120 giorni e 6 mesi corrispondano a 180 giorni. Si devono fare con questa tempistica. Durante il lockdown abbiamo cercato di dare una risposta ai bisogni di questi pazienti facendo fare loro ragionevolmente, in una tempistica compatibile con le loro esigenze, i controlli. Per alcuni pazienti, 52 casi, ci siamo attivati telefonicamente e senza far venire queste persone in ospedale con rischio di ammalare di Covid, abbiamo interagito telefonicamente con loro dopo aver visionato gli esami, gli esiti degli esami che avevano fatto sui canali aziendali. Le notizie sul dilagare dei contagi e l'aumento dei ricoveri per coronavirus, insieme ai provvedimenti adottati sia a livello nazionale che regionale, fanno facilmente temere che si possa tornare arrestate in casa di 7-8 mesi fa, con il rischio dunque ancora di ammalarsi di tumore e scoprirlo tardi, magari addirittura troppo tardi. La medicina va avanti, purtroppo la malattia va avanti, non finisce perché scoppia una pandemia. Qualsiasi sintomo che sia al di là della normalità deve essere comunque valutato dal medico, dallo specialista, dalla struttura diagnostica. Più che mai importante dunque riprendere con decisione la prevenzione per evitare una nuova epidemia, non di Covid ma di tumori. Un appello particolarmente attuale in questo ottobre, mese della prevenzione in rosa. Il percorso di screening è un percorso che ci garantisce una diagnosi precoce. È l'unico che può modificare la prognosi di un paziente.